Ehi tu, vuoi comprare skin a prezzi più economici e vendere le tue skin per soldi veri che non devi usare solo nel mercato di Steam? Clicca il link in descrizione per andare su IG Vault. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di CSGO Overwatch. Il mio nome è come sempre Quinto 98 e quest'oggi siamo tutti qui riuniti per guardare un'altra prova e che appare possibilmente un altro cheater. Quindi, non c'è da fare. Ok ragazzi, ci siamo e siamo su Mirage, un'altra mappa diversa. Ottimo, bravo Overwatch, così mi piace, non 13 volte la fottutissima Last 2. Siamo sul 6-6, il nostro sospettato è Terro e siamo al 13° round. Quindi lui sta facendo 10-8, 94 di average damage per round, 70% di HS. Che in 13 round, cazzo, su 10 kill, buono, aveva fatto 7 kill di HS. Non è incredibile, non è impossibile, si fa. Aspettato, adesso sta portando verso B, vede il tizio che scende, guarda verso panchina, si gira, cerca di sparare lì, non lo trova, si rigira su Kalf, lo trova con lo spray e quasi non spara, cioè praticamente è come se un proiettile sia uscito dalla canna senza la combustione, senza la spinta, si è infilato nel cervello della VP. Ma questa è la demo, suppongo, anche perché non credo ci sia tipo un cheat per rendere i tuoi colpi paranormali, per rendere i tuoi proiettili senzienti. Insomma, sarebbe figo, ma no, non esiste. 7-7 ragazzi. Arriva la nade, c'è il tizio in mid che missa lo shot, nade in mid, la VP viene baitato male. Cercano di trovare il tizio short, non lo trovano. Girato troppo verso le cose, però sì, possono essere stati spottati e quant'altro. Madonna mia, gli hanno sparato in testa, il compagno gli ha sparato in testa oltretutto, e lui è morto male. Ok, 8-7. Si passa sul city side. Ovviamente lui va di USP in mid. Cerca di trovare la HS, ma no, glielo fanno con la Glock, perché vaffanculo, hai capito? Questo è quello che succede sempre a me, no? L'SP dovrebbe essere incredibilmente precisa, ma poi mi esce una con la Glock e mi one tappa male, mi lascia a 15. Così che anche uno sputo random. Vai, vai, vai. No, niente. Oh, l'ha fatto. Così che anche uno sputo random. 3 HS però. Prova troppo, tenere il mirino troppo vicino all'angolo. Questa è una cosa che fa un sacco. Ma non hai riflessi per fare quel colpo lì, perché servono dei riflessi inumani o il Wallach per farlo. Quindi questo potrebbe essere una prova anti-Wallach, perché tiene il mirino come se avesse il Wallach, ma non è in grado di colpirli senza il Wallach, ovviamente, perché non hai il tempo necessario per accorgerti che... Ah, c'è qualcuno lì. Ha lasciato appartamenti e poi ha deciso di andare di nuovo da Connector. Perché? Hai tutte le info di dove sono loro. Perché vai da Connector? Non ha senso quello che stai facendo, però va bene. Arriva in Connector, cerca lo shot, si rintana, trova lo shot su Daisy. Pyramid uccide Kalf, 2 contro 2. Madonna. 3 colpi, 3 colpi uno contro uno. E non trova neanche cosa, però. Sta cercando di prendere la K. L'ha preso in testa, attenzione alla K. Però è sempre troppo preciso. Cioè, guarda, sa sempre esattamente dov'è il Terro. È incredibile. In questo scontro, parte lo spray nella cassa esattamente dove era lui. Se può. Ha fatta sul serio. Ha fatto una 3K. Ha fatto in due round, ha fatto due 3K, però va bene. Ha fatto una 3K clutch defuse. Posso capire perché l'hanno riportato. Ora
scopre il mid da connector, decide di lasciare il mid perché non vede nessuno uscire, ok. Passi. Ok. Smoke. Ok. Decide di tornare verso connector. Non si sa bene perché, perché ne ha appena visto uno da quella parte. Oddio, non l'ha visto in realtà. Si porta a booth. E i CT hanno deciso che questa è A. E Beta sta giocando molto bene il fake. Hanno deciso che, attenzione, Albatros che sale e Zigzag uccide intanto Beta. Loro escono in due in B, chiamata della bomba in B, rotazione incredibile solo del sospettato. Adesso iniziano a ruotare tutti quanti. Aspetta. Guardate dove era finito Albatros, cioè era tipo in culo proprio dentro, dall'altra parte della mappa rispetto al bombsite B. Walls. Non credo che l'abbia proprio visto. Non credo che l'abbia proprio visto dietro quella cosa, quindi perché aspettarlo lì? Cioè stava proprio tenendo soltanto quel punto. Solo quello. Poi ha sbagliato a sparare, per carità di Dio. Però stava tenendo solo quell'uscita da cosa. Cioè devi essere sicuro che fosse dietro cosa, perché sennò sei stupido, uno può pushare dall'altra parte. Cioè non è che hai il controllo del site. No, magari gli è stato chiamato. Però tanto stanno lasciando tutti i B. Lui tiene il mid, decide di pushare, che non vede nessuno. E va in B. Albatros ne ha visti tanti, quindi suppongo. Però, cazzo, è già mirato. Già mirato. Prende quello dietro panchina. Dai. E dai. Però c'è quello lì dietro, dovrebbe vederlo, dovrebbe sapere che è lì. Vediamo che movimento fa, l'ha visto adesso, l'ha visto di sfuggita. Allora, non è, ma sì, facciamo le cose facili. Non è tutto questo. Visual assistance sono... è questo, questo mi dà in culo tantissimo. Beyond a reasonable doubt. Ok? Io ho dei dubbi. Io ho dei dubbi. Ce li ho sul serio. Ce li ho sul serio. E quindi devo mettere insufficiente. Questo è come quello dell'ultima volta, come quello di ieri. Oddio, fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao a tutti. Gioco ai videogames da quando avevo 2 anni. Adesso